Bentrovati amici, è un video puramente a scopo informativo, anche se purtroppo non è che abbiamo un granché di notizie entusiasmanti. E in tanti ci avete chiesto aiuto per districarvi tra tutti i paletti di queste nuove regole imposte alle attività sportive in questo periodo dominato da questa emergenza sul Covid. Siamo a pochi giorni dalla riapertura dei centri sportivi e delle palestre, quindi abbiamo pensato di offrire un breve contributo con alcune informazioni, magari alcune preziose, che poi cercheremo di aggiornare nelle prossime settimane. E il contenuto di questo video è stato realizzato grazie all'aiuto del nostro consulente legale, l'avvocato Alessandro Riccioni. L'email è sotto in descrizione, quindi alcuni di voi lo hanno già conosciuto alle scorse giornate formative AXI. Dunque, siamo alla riapertura dei centri sportivi e delle palestre e in base agli ultimi decreti la data di ripartenza per le palestre e per i centri sportivi in Italia è fissata al 25 maggio 2020, a parte la possibilità per alcune singole regioni di provvedere in maniera differente per le autonomie locali. Quindi allora l'ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato delle linee guida per fornire le indicazioni generali e le azioni necessarie per accompagnare la ripresa dello sport a seguito di questo lockdown per l'emergenza Covid. A queste indicazioni devono attenersi tutti coloro che gestiscono dei siti sportivi a qualsiasi titolo. Ed ecco le principali regole che verranno probabilmente poi nei prossimi giorni integrate con nuovi decreti e nuovi cambiamenti. Innanzitutto gli accessi dovranno avvenire in modo contingentato e differenziato in base all'orario, in modo uno da evitare assembramenti e due in modo da poter tracciare le interazioni del pubblico. Il tutto dovrebbe avvenire attraverso delle prenotazioni e preferibilmente attraverso delle app. I lavoratori della struttura dovranno misurare la temperatura dei clienti all'ingresso dei centri e questa non dovrà mai superare i 37,5 gradi. Per i luoghi chiusi sarà obbligatorio indossare guanti e mascherine dove sarà ritenuto necessario in base a delle analisi specifiche delle attività che si svolgono anche in base a una classificazione dei luoghi, ovvero luoghi di transito, luoghi di sosta breve, luoghi di sosta prolungata o luoghi di potenziale assembramento. La distanza minima è sempre di 1 metro, preferibilmente 2. In caso di attività metabolica a riposo sarebbe meglio 2, quindi nel caso degli utenti in attesa. Non sarà vietato fare lezioni di gruppo, purché ci siano sempre almeno i 2 metri tra le persone. Anche gli istruttori dovranno mantenere la distanza e subito dopo i locali dovranno essere sempre areati e sanificati. Sarà possibile l'utilizzo degli spogliatoi e dei servizi igienici, adottando sempre le misure giuste per evitare assembramenti e garantendo la continua igienizzazione degli spazi comuni. In particolare, gli operatori del centro devono prevedere un accesso sempre contingentato e evitare, per esempio, l'uso collettivo degli asciugacapelli, che semmai dovranno essere portati dal singolo utente. Il BJJ, parliamo di BJJ, che è quello che ci preme principalmente, in questa fase 2. Purtroppo per il BJJ, ragazzi, nonostante anche tutte le modifiche che si prevedono per le prossime settimane, non si vede ancora la possibilità o la speranza di poter tornare a lottare. Peggio ancora, la necessità di mantenere la distanza minima di 1 o 2 metri, anche tra istruttore e allievo, impedisce anche solo di pensare a lezioni meramente tecniche o anche solo di drill. Quindi le uniche note positive al momento stanno nel fatto che possiamo tornare a svolgere individualmente preparazione atletica. Ma di BJJ per ora possiamo solamente parlarne. Le lezioni di gruppo propedeutica al BJJ si possono fare, ma sempre senza qualsiasi tipo di contatto tra i praticanti. A riguardo vale la pena ricordare che la sanificazione degli ambienti, soprattutto del tatami, deve essere già da subito continua e adeguata, questo perché riduce i rischi di infezioni e soprattutto riduce l'ulteriore rischio che qualora ci fosse un controllo da parte delle autorità, queste possano effettuare delle sanzioni. Parliamo infine rapidamente di aiuti economici.
Le ASD e le SSD iscritte al registro CONI regolarmente, affiliate a federazioni o a enti di promozioni sportive da almeno un anno, possono valutare la rinegoziazione di canoni di locazione, quindi degli affitti, e dei debiti con i propri fornitori. Possono anche accedere a forme agevolate di credito, compilando la modulistica che troverete, una modulistica dedicata sul sito del creditosportivo.it, trovate il link nella descrizione. E infine possono anche contattare un numero verde che vi metto in descrizione, o anche via email, e trovate tutto sempre in descrizione. Amici, per ora questo è quanto, non è molto, ma noi continuiamo a cercare supporto, novità, informazioni per tutti gli amanti del BJJ. A presto, speriamo, con buone nuove.